Welcome to Manchester! Allora, stanza micro ma ben organizzata. Wow! Allora, è minuscolo ma è fatto benissimo. Cioè, lettino tipo incorporato. Che ansia. Non c'è la moquette. Non ci credo. Che bello dormire in questo letto, non vedo l'ora. Un sacchettino di My Protein. Vediamo i regalini. Oh, wow. Welcome to Manchester. Siamo super felici di averti qua. Che carini. Merenda. E poi, cioè, guardate come è organizzata questa stanza. Geniale. E il bagno. Adoro. Come avrete capito, mi trovo a Manchester e sono qui con My Protein. In occasione della festa della donna hanno organizzato un evento per riunire alcune content creator da diversi paesi dell'Europa. Abbiamo incontrato in aeroporto spagnole e portoghesi per passare insieme 3 giorni di sport, relax e entrare nel mondo di My Protein. Quindi ci sarà assolutamente da divertirsi. Io sono contentissima perché veramente c'è, non venivo in Inghilterra da 3 anni e più, 4 anni. Io adoro profondamente lo stile inglese, un po' gotico, un po' ghirigori, quindi sono contentissima, non vedo l'ora di visitare la città. Infatti per oggi, che è domenica e siamo arrivati, non sono organizzate alcune attività e saranno tutte lunedì e martedì. Quindi adesso che sono le 6, io e Lisa, che è l'altra ragazza del team di My Protein italiana, Lisa Alborghetti qua su YouTube, andate e seguitela, andiamo a vedere un pochino la città prima di cena. Vi porto con me, non vedo l'ora. Adoro, ad ogni piano c'è la macchina del caffè che fa di tutto e poi te lo mette nelle cap per portartelo in giro, cioè mi sento molto British, New York, yeah. In realtà puoi anche stirare se vuoi. Facciamoci un teino, vai, gioventù. Hola! Vi presento Tania. From Malaga. De Malaga. In Instagram Borch. Borch. Tania de Malaga. Tania de Malaga. Sono venuta a fare un giretto. Guardate che bella che è. Bella che è anche questo stile. Cioè, a me questo stile fa impazzire. Gianluca ci gestisce! Qua se non ci fosse, diciamolo. Il nostro Mr. My Protein. Che ci ha portato a mangiare, giustamente. Qui abbiamo chicken skewers con peanut sauce. Hummus e tacos de tenera. De carne. De carne, hummus e pollo con... Adoro con questa luce comunque. Oh vai. Buongiorno, questa mattina siamo arrivati. Bye, thank you. Che carini che sono tutti. Buongiorno, ciao Lisa, ciao Gian. Ciao a tutti. Stamattina siamo venuti alla warehouse di The Hut Group, che è il gruppo cappello di My Protein, e adesso andiamo a vedere la warehouse, cioè praticamente dove sono creati i prodotti.
Da qui partono tutti gli ordini sia di MyProtein che di tante altre aziende. Cioè, come vedete, sono anche ridistributori di Coca-Cola, Vita Coco, hanno alcol, eccetera. Quindi sono proprio anche un centro logistico. Questa è dove tengono tutti gli ingredienti, i materiali raw materials. Quindi da di là vengono presi e vengono portati qua dove vengono pesati e mischiati. Weight rooms. È portato qua, ogni cabina è divisa per allergeni, qui non ci sono allergeni, qui c'è il latte, eccetera. E poi viene mischiato così. Cioè, vabbè, io adoro profondamente. Tornati in hotel, ora abbiamo mezz'oretta di pausa prima di andare a pranzo, abbiamo pranzo un po' tardi, verso le 2, e il giro in fabbrica è stato molto, vorrei dire, istruttivo. Io sono rimasta particolarmente colpita nel vedere alcune confezioni che vengono create a mano. Ovviamente è un lavoro come gli altri, però mi ha colpito quanto è allenante, quanto è molto ripetitivo. E non solo mi ha fatto sentire grata per il mio lavoro, ma mi ha portato anche delle consapevolezze, e sicuramente apprezzerò molto di più quando riceverò un pacco, quando farò un ordine online, perché comunque una produzione simile o comunque una gestione simile dove c'è tanta manodopera e dove c'è tanta ripetizione è in tantissimi settori, anche nella logistica, e quindi sapere cosa c'è dietro è d'aiuto a essere più consapevoli nel mondo e del mondo che ci circonda. Ecco, infatti sono contenta di essere riuscita a farvi vedere anche questo, perché insomma il tour in azienda, ok, farvi vedere come vengono prodotte le cose, interessante. Chi non ha mai guardato su D-Max come ha fatto, cioè veramente interessante, però è anche molto interessante guardare a tutto il lato umano. E niente, quindi ora pausa e poi let's go to lunch. Restaurants of the day. In una zona che sembra Milano. Gian, ci hai portato a Gaulenti. Sì. Grazie. Ma un po' a mancanza di staccamento di Milano. Wow. Ma che qui i locali sono tutti pazzeschi, ragazzi. Sono bellissimi dentro. Hanno una cura dei dettagli. No, vabbè. Che cosa stupenda. Ma che bello questo menù. C'è un disegno. Bellissimo. Le uova in Inghilterra si fanno un po' ovunque. Prendi le lanci. Sì, sì. Le lanci è bonito. Ci siamo oggi pomeriggio, dopo pranzo, golf! Siamo pronti, è un golf un po' pazzo, si chiama Crazy Golf, quindi vediamo. Direi che l'ingresso dice tutto. C'è questo mini golf, anzi alla discoteca. No vabbè! Che cosa assurdo! Che sberla hai tirato! Sì. Oh, bravo! Che figata! Mi è grato, sì, è grato un busto! Sì, è bellissimo! Mi piace! Miriam! Stiamo andando! Oggi è stata una giornata molto tranquilla, anche troppo per me e Lisa, che siamo... è difficile stancarci. E quindi siamo venuti nella palestra dell'hotel a fare un workout. Ma vi direi che workout, cioè guardate che quanta gente c'è, ma soprattutto
di che cosa si tratta. Cioè, Barry's Bootcamp style. Ragazzi, iniziamo la morte. Che figata. 45 minuti. Pronti? Pronta? Prontissima. Siamo sopravvissute. È stato devastante. Mentre lo facevamo dicevo, oh, perché chi ce l'ha fatto fare? Però bello, 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 ma fatto. Cioè, se ce lo ripropongono magari anche no, no. E nel giro di letteralmente 20 minuti siamo pronte per andare a cena. Ho una fame. Questa sera ristorante italiano, perché all'estero ogni work trip che faccio ci portano sempre al ristorante italiano. Anzi, la nostra cucina conquista. Bellissimo! Pezzettino d'Italia anche qua, tutto bene. Dove ci state portando? Weila! Che spettacolo! Bellissimo! Sera! Questa stanza è tutta per noi? Para nosotros? Wow! Sì. Salut! Peroni! Io minestrone, nonno. Sei a casa? Volevi sentirti un po' a casa, mi sa. Sì. Oh, che belletta. Caramelle con Timo. C'è il Timo. Che buono che ha. Questa mattina siamo venuti fuori Manchester al The Hale Club e ci hanno portato ad allenarci, a fare la spa, quindi noi ora in questa palestra fighissima ci alleniamo un po' insieme e è uno spettacolo! Wow, che voglio allenarmi qua! Wow! Ci siamo andati manubri! Sto male! Abbiamo finito di creare contenuti, diciamo, perché non c'è stato molto allenamento. Io comunque ho fatto qualche video per l'upper body, verticali, eccetera, infatti mi stanno esplodendo le spalle, as usual. E ora andiamo a intravedere la spa, perché in realtà non ne abbiamo molta voglia. però andiamo a vederla e magari un tuffetto in acqua, non si sa mai. Visto la piscina, non abbiamo resistito. Stupenda. Che cosa? L'acqua è bollente, c'è un freddo fuori, c'è un dito fuori gelato. Oddio, che spettacolo. Bellissimo.
post spa, post palestra. Io inizio. Iniziamo con Lieda Mame. Frittatona con tutte le verdure possibili e immaginabili, questa cipolla bella croccantina e salmone, che bellino questo piatto, wow, stupendo. Siamo negli studios di My Protein, cioè dove vengono creati tutti i contenuti di THG, quindi THG ha anche beauty eccetera, qui vengono creati tutti i contenuti insieme al fitness. Oggi creiamo contenuti fitness. Siete mai stati nel backstage di uno studio fotografico? Ecco, diciamo che questo è un luogo dove creare dei contenuti fighissimi. Stamattina io ho fatto un po' di fatica perché a me piacciono un po' puliti, eccetera, avere troppa gente dietro, ma guardate, questa è anche, cioè c'è anche l'angolo cucina. Wow. Facciamo lo shooting con i Women's Power Ultra. Azule! È pazza. E dai, questa salt bike che proprio non l'abbiamo mai fatta in questi due giorni. Pomeriggio qui così, gemelline, la 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 la. Gemelline, la gemella che è cresciuta di più. Siamo alla Mara la Bionda, le veline di My Prote. Esatto. No, questa qua vuole i donne. Questo è bellissimo. È venuta a parlarci Lauren, la mia amica, no, che quest'anno alle Olimpiadi ha vinto la medaglia d'argento di Taekwondo. Ha appena fatto uno speech super motivazionale su tutta la sua storia, abbiamo fatto un interview e adesso ci insegna qualche cosa di Taekwondo. Che figata! You can do it, I promise you can do it. You said you could do dance, just dance. That's not dancing, that's really aggressive dancing. Okay, okay. Right, which kick, which is your favourite? Yeah, without shoes, go on. This is like really hard, this is a really hard kick, so if you get this today, I'll be very, very impressed. Okay. So we'll try a different way. So see this leg here? See this one at the back? Yes. Bring that around, lift it up. Yep. And then kind of pop through. Do you understand what I mean? Yes. So, lift, hop. Yeah, that's it. Brilliant. Keep going until you get that. Come on, you can do it. Yeah, that's fine. Right. Yes. Yes. Do you know what? Have you ever done dance before? Yeah, I see, dance. This looks more like dance. It's better doing it than I do. Apart from that, we've got a really standard big... Sono riuscita a parlare con l'atleta, con l'olimpionica e Erlando, così ho scoperto che anche lei ha comunque sofferto disturbi alimentari e tutto, ed è pazzesco quanto anche persone così che, cioè, sembrano fortissime eccetera, comunque abbiano dentro un mondo. E poi, cioè, veramente l'ho sentita un'anima affine, tanto che, cioè, ci siamo guardate negli occhi e io l'ho sentito, magari lei no, però è molto molto bello e molto toccante. E comunque adesso abbiamo finito lo shooting qua, io ho finito,
loro si stanno ancora, stanno dando l'ultimo meglio di sé. Sono riuscita anche a fare una verticale di forza, quindi sono molto molto contenta. E adesso faccio un pochino di niente, sono passate già qui tutte e mi sa che a me hanno lasciato molto poco per portarmi via qualche snack. Abbiamo i crispy wafers. Questi io non li ho mai assaggiati, ma io ho assaggiato, sono molto buoni questi, che sono anche vegan, i double dough brownies. Questi a me piacciono. E basta, quindi adesso torniamo in hotel. Oggi è stata una lunga lunga giornata, però veramente ricca di soddisfazioni, sono molto contenta e sono contenta di essere riuscita a portarvi con me in questo viaggio e alla scoperta un po' del mondo di My Protein, perché comunque anche per me in realtà, perché la prima volta che vengo qua l'abbiamo sempre visto, no? Sempre online, sempre queste cose digitali. E a me piace l'umanità, il conoscere, il vedere, il toccare tutto questo mondo, che lo rende anche un pochino più reale per me che ci lavoro dentro e insieme. Quindi spero di essere riuscita a darvi un pochino e a raccontarvi un pochino l'essenza di quello che è tutto questo, delle persone. Vi ho fatto conoscere Gian e delle persone che ci lavorano dentro, e è veramente bellissimo. Sono molto contenta di lavorare con loro, lo dico, e basta, quindi niente, ora ci cambiamo, andiamo a cena, io ho fame. Bello, bellissimo, sono molto, molto contenta. Come non mi capita mai di averli così ben organizzati, vi faccio vedere alcuni capi di abbigliamento che io adoro, tra cui sono questi shorts seamless degradé. Io ce li ho così, c'è anche color menta e il crop top abbinato su un altro degradé in questo caso. Bellissimi, questi super consigliati, sono fantastici, hanno anche la taschina con la zip. Poi questo tipo di top io ce l'ho in viola, è molto molto carino, sta molto bene e ha la spalla larga. E poi ci sono questi che ammetto che non avevo mai visto, sono un po' ribbed e hanno il collo all'americana. Questi secondo me stanno benissimo, anche perché sono seamless, quindi stanno ben aderenti insieme a quelli a maniche lunghe, cioè questo colore, cioè che rosso è, stupendo, bellissimo, insieme ai leggings. Quindi proprio questo completo io adesso voglio provarli, perché secondo me questi possono essere degli altri papabili leggings must have consigliati da me. Sapete che io quando trovo quelli che amo ve li consiglio tantissimo, e questi in realtà io non li avevo ancora mai visti e mai provati. Li ho provati, anche se non potrei perché sono un sample. Comunque questi sono i seamless tempo e direi che li possiamo fashions approvare. Andiamo. Direi proprio di sì. Che belli che sono comodissimi. Per cena ci hanno portato in questo ristorante che era tutto rosina, ve l'ho detto, Manchester ha dei ristoranti, delle location stupende. La cosa che mi è piaciuta di più e che io adoro è che sia gli antipasti che i dolci erano serviti a buffet, cioè mettendo in mezzo e ognuno si serviva. È un modo di mangiare che io adoro. Ho assaggiato questo panino rosa con i semi di chia, mi ha fatto impazzire, troppo troppo carino. Poi io di secondo ho preso una fetta di carne con le patatine, un bicchiere di sangria in realtà, quando vai con gli spagnoli, vai spagnoleggiando. E poi per dolce hanno portato questi cabaret di brownies, biscotto, eccetera. Però dovete sapere che Gian, essendo vegano, gli hanno portato il suo brownie a parte. Quando l'ho assaggiato mi ha detto non si deve assaggiarlo. L'ho assaggiato e questa è la mia faccia quando ho realizzato che lo dovevo avere anch'io. E quindi ho lasciato perdere il cabaret di dolci e mi sono fatta portare anch'io il brownie vegano, ed è stata la scelta pazzesca. In
in aeroporto c'è praticamente una libreria e quindi non ho potuto non prendere due libri da leggere in inglese. Vi farò sapere. Storo profondamente. Relax, mi spezza. Cioè, geniali. Dai, non rompere. Siamo in direzione Milano, siamo sul treno e ah, che bello, guarda, mi vedo nello specchio. Così siamo inquadrate, direi. Siamo di inquadrate. Sì, sì, sì. Siamo partite questa mattina alle 5. È stato abbastanza pesante. Questa è la colazione presa ieri al bar della colazione dell'hotel. E basta. Sono stati 3 giorni. 3 giorni sembrano tantissimi. A me sì, una settimana. Sì, cioè, sì. Veramente molto intensi. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Speriamo di avervi fatto entrare nel mondo di MyProtein anche a distanza. E per noi